Salve a tutti, siamo a Balocco a provare l'ultima evoluzione della Jeep Avenger, un'auto che a me personalmente piace molto perché finalmente si fa qualcosa di dimensioni contenute. La tendenza, la mastodonia che sta colonizzando tutto il mondo automotive ogni tanto partorisce qualche mezzo che effettivamente va bene per la città e anche fuori. Qual è la novità? Un motore mild hybrid che, come diremo, è quasi un full hybrid perché è anche in grado di andare in elettrico anche solo per un chilometro, comunque ci va, e questo comporta tanto in termini di consumi, soprattutto in centro urbano, perché ti consente di andare per una buona fetta della tua percorrenza in elettrico, ma di questo parleremo dopo. Adesso saliamo in macchina e poi ci risentiamo. Questa è la nuova Avenger Mild Hybrid con sistema a 48 volt. Come si vede, può essere decorata dalle classiche serigrafie della casa che poi, se ti scocci, le togli. Allora, la versione d'ingresso è la Longitude, che parte da 26.000 euro ed ha i cerchi da 16 pollici, ma ha anche il cambio automatico e tutta l'elettronica di gestione in fuoristrada. Se si vuole qualcosina in più, si passa alla Altitude, 2.000 euro, ed arrivano anche i cerchi da 17. Se si vuole il top di gamma, la Summit, altri 2.000 euro. In sostanza i prezzi vanno dai 26 ai 30.000 euro. Il motore è alloggiato all'interno del cambio, quindi non ruba spazio al portabagagli, che mantiene i suoi 380 litri di capacità. In questo caso vediamo anche questo comodo tappetino impermeabile e lavabile, che ci consente di caricare attrezzature sportive sporche o il nostro caro e fidato amico a quattro zampe. Questa è una Avenger allestimento Summit, dunque un top di gamma. Si vede subito il grosso schermo da 12.5 pollici. Quest'auto ha gli interni realizzati per la maggior parte in plastiche rigide, ma ben fatte, assolutamente non scricchiolano e sono ben assemblate. 10 lode a mio avviso per questa serie di pulsanti. Questo è il tettone, che costa 1.000 euro, è disponibile su tutti gli allestimenti. Torniamo ai pulsanti. Per uno come me, che ha una certa, cimentarsi per le funzioni dell'auto soltanto attraverso lo schermo è un incubo. Questo è il pulsante che regola tutte le modalità di guida, da comfort a sabbia, e questo è il pulsante col quale si settano gli ADAS. Tutto molto semplice ed intuitivo. Quest'auto dunque è lunga soltanto 4,8 m, è caratterizzata da sbalzi molto corti, inoltre ha una bella luce libera da terra di 20 cm e sono interessanti anche gli angoli di attacco d'os ed uscita, rispettivamente di 20, 20 e 34 gradi, che gli consentono, con l'elettronica che ha a disposizione, di fare qualche bella escursione in fuoristrada. Siamo in una strada ad alto scorrimento, ricordiamo che quest'auto ha la capacità di andare anche soltanto in elettrico per un chilometro. Tutto il sistema, motore, batteria da 9 kW, eccetera, pesa soltanto 60 kg per 1200 kg in totale. Noi abbiamo fatto tanti chilometri non solo sul centro urbano ma anche in autostrada, e abbiamo sicuramente superato i 20 km litro, che comunque non sono assolutamente pochi per un'auto di questo tipo. Questo è il quadro strumenti e mostra esattamente il funzionamento dell'auto. In questo momento siamo in eco, anche se la modalità è sport, visto che siamo in autostrada ad 80 km orari, stiamo consumando abbastanza poco e la modalità suggerita dall'auto è appunto quella eco. Poi quando molliamo il piede dall'acceleratore, come vedete, andiamo in charge e in questo momento l'auto ricarica. Dunque, chiariamo ancora una volta, siamo al cospetto di una mild hybrid
ibride che è più una full hybrid, in quanto il motore termico eroga sempre 100 cavalli, ma è supportato da un elettrico da 21 kW alloggiato all'interno del cambio automatico a doppia frizione. E anche se la capacità di quest'auto è soltanto di 1 km di percorrenza in elettrico, per un massimo di 30 km orari, è comunque tanta roba, perché l'auto parte sempre in elettrico quando la mettiamo in eco e ti consente di fare in ambito urbano quasi il 50% dei chilometri in elettrico. Eccoci di nuovo insieme, abbiamo fatto un po' di chilometri, abbiamo giocato con le palette, perché come abbiamo anticipato quest'auto ha un cambio automatico a doppia frizione. Diciamo che è un cambio che ha una forte sicura di sopra e sotto regime, ti fa cambiare, ma insomma, ma d'altronde ci sta, perché questa non è un'auto sportiva di quelle per andare su misto stretto, anche se viste le dimensioni compatte e l'assetto non troppo morbido si comporta abbastanza bene. Interessantissimo è il selettore delle modalità di guida. Abbiamo tre modalità di guida, che sono le classiche Eco, Normal e Sport, ma in più quest'auto, anche se è una trazione anteriore, è dotata di un sistema della gestione della coppia che ti tira fuori dai guai, e ha altre tre modalità che sono neve, fango e sabbia. In più hai anche la possibilità di attivare il controllo automatico della velocità in discesa. In sostanza ci troviamo di fronte ad un mezzo che non ha l'handicap della trazione integrale, che comunque sia si porta dietro dei manovellismi, dei meccanismi che comunque ti aumentano il consumo, ma al tempo stesso ti tira fuori dai guai. Ribadiamo, non siamo al cospetto di un fuoristrada vero. Comunque è una macchina che per una persona che va a sciare o che ha la cascina e deve fare qualche pezzo in sterrato ti può risolvere parecchie situazioni. Comincio a prendere confidenza con l'auto ed effettivamente siamo al cospetto più di una full hybrid che di una mild hybrid. Sulla parte sinistra del cruscotto, chiamiamolo così, che è completamente digitalizzato, si vede tutto ciò che riguarda la funzione dell'auto. Io tolgo gas e adesso per esempio il quadrante mi indica charge, il che vuol dire che sta caricando la batteria. Al tempo stesso al centro del quadrante ho la macchina con il pacco batterie sotto, batterie che sono comunque al litio, e mi fa vedere che sto con la batteria carica, perciò alla bisogna, prima dei 30 km all'ora, quest'auto riparte in elettrico. Vediamo di mettere la prova al sistema, adesso ci fermiamo, tanto dietro non ho nessuno. Siamo partiti ed ora l'auto sta andando in elettrico. Do giù e riparte il termico. Prime considerazioni, diciamo che è decisamente un bel giocattolino, anche perché parte da un prezzo molto molto accessibile, e per 1700 euro in più rispetto alla versione termica, solo per il cambio automatico ne vale la pena. Una riflessione sugli ADAS: non sono troppo invasivi, non, su alcune macchine sono fastidiosi, ti riportano violentemente in carreggiata. Questi, anche mantenuti tutti attivi, ti consentono comunque di guidare l'auto. Senti una leggerissima pressione sullo sterzo, però l'auto la governi sempre te. E poi, viva Dio, ci sono tanti pulsanti. Per esempio per gli ADAS c'è un pulsantino qua, tu lo tieni premuto, lo spingi per 3 secondi e attivi o disattivi quello che vuoi. Quest'auto francamente mi piace abbastanza, l'unica pecca ha un po' di ruvidità nell'erogazione e nel rumore del motore, ma per il resto è davvero ben fatta, soprattutto lo sterzo, che per una macchina di questo tipo, alta, stile SUV,
generalmente non è molto preciso. In questo caso invece lo sterzo è ben bilanciato, abbastanza preciso, né troppo morbido né troppo rigido. Hanno fatto un ottimo lavoro, come anche con l'assetto sono stati bravi. L'auto si fa guidare tranquillamente. Siamo di nuovo a bordo e adesso andiamo a testare le capacità off-road di questa piccola peste, perché, ripeto, anche se siamo con una trazione anteriore, quest'auto è dotata di un'elettronica che gli permette di gestire la coppia sulle ruote anteriori, perché questa è una trazione anteriore, e ci dicono gli fa fare tante cosette interessanti. Adesso andiamo e vediamo cosa sa fare. Siamo in twist con la nuova Avenger e per una trazione anteriore devo dire se l'è cavata abbastanza bene. Vediamo cosa ci riserva questo tracciato. Siamo a Balocco, il tracciato è obiettivamente addomesticato. Comunque con una macchina a trazione anteriore normale non fai quello che stiamo facendo noi adesso. Prima ci siamo messi su una parete, una bella pendenza, adesso stiamo salendo, testeremo anche il controllo elettronico della velocità in discesa, per la precisione adesso io sono senza piede sull'acceleratore, la macchina fa tutto da sola, scende. Una volta quando si faceva fuori strada si usava fare il famoso piede sinistro, con un piede si frenava e con l'altro si accelerava. Il problema è che adesso con l'elettronica di gestione che hanno tutte queste auto la centralina impazzisce e rischi che ti blocca completamente le ruote, di conseguenza combini guai. Ma con questi sistemi qua non ci sono problemi, l'unico limite a mio avviso che possono avere è magari il fatto che si surriscaldano, perché vanno sempre ad agire sul pinzaggio dei freni. Comunque, se non la sottoponiamo ad un utilizzo veramente esasperato, ed è inutile farlo con una macchina di questo tipo, l'auto ti tira fuori dai guai. Eccoci, siamo in mezzo al fango vero. Prima c'era un ostacolo che ci ha disassato l'auto, con qualche ruota eravamo fuori, una toccava, ma è stato sufficiente per andare avanti. Adesso c'è una pendenza del 40%, vediamo come se la cava. Ottimo, la macchina frena da sola, non ci sono problemi. Altro fango, tanto fango. Siamo fuori. Ultime considerazioni alla guida. L'auto è davvero molto simpatica e soprattutto i prezzi sono azzeccatissimi. Qui partiamo con una versione di ingresso che sta intorno ai 26.000 euro e c'è quasi tutto. Volendo si può partire tranquillamente dalla base e se proprio vogliamo ci mettiamo il tettone, che non è brutto, in cristallo, e costa 1.000 euro. Per il resto io mi accontenterei così.